chiamo Davide Sironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un fienile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal Pollaio alla Pista. È qua dietro, c'è sempre, sì. Madonna. Eccola qua. C'era. C'era una volta. È bellissima. Te la immagini già finita? Sì, perché, eh? Che carattere, ragazzi. Mi sa che è un po' di anni che è qua. Mi sa di sì. Eh? È vuota. No, queste sono le cose più belle. Possiamo manco dire che marcia perché non ci sono neanche più i fondi. Non c'è nulla da marcire, ma correva. L'han già tolto. Secondo me no. No, perché vedi che il roll bar è solo appoggiato. Sì. Roll bar. Non ha neanche le piastre su cui si può. Roll bar per modo di dire. Roll bar, sì. Queste resine qui penso che abbiano la mia età. Ma allora, a noi di sta roba qui, che torna utile? A parte. Le cose strutturali. Bisogna vedere ora qua, verrà un po' bene sotto, ma i duomi, che è la cosa principale. Questi sono buoni. Direi che sono buonissimi, anche perché erano macchine che marcivano abbastanza volentieri. Ma c'ha le chiodate, cos'è sta roba? No, beh, però vedi, sai cosa c'è di bello? Che c'è già tanta meccanica, ad esempio, non la scatola dello sterzo, anche se poi la andremo a ridurre, però è una cosa che ci serve. Sì. I fuselli ci sono e ci servono. Quindi direi che, ma sai, il fatto che non ci siano i fondi può essere anche una cosa positiva, perché tanto noi l'avremo rifatti, quindi il lavoro in meno, ce la troviamo tagliata, cioè. Queste parti qui possiamo anche prendercele. Però anche qua, no, qui è sano. Sì. Sai cos'è che ci ha ingannato subito? Il colore marrone sembrava tutta arrugginita, invece è proprio il suo colore originale. Oltretutto anche un colore raro per l'X19, eh. Cioè, potrei anche pensare di farla marrone. Sì, eh? Macchina da corsa marrone così. Sicuramente non passi inosservato. No. Davide, qua sicuramente ce n'è del lavoro da fare. Qui il parafiamma bisognerà spostarlo leggermente, perché sennò non ci giriamo con gli scarichi. E soprattutto bisognerà farmi centrare dentro. Quello è il problema. La X19 mi è sempre piaciuta. Sì, eh. E ci feci una gara di regolarità con una stradale e mi ricordo benissimo, è l'unica macchina in cui sono riuscito a farmi quasi male per girare il volante. È piccola. Bisogna sicuramente spostare la pedaliera. Sì, che mettiamo dal basso, la mettiamo a pavimento. Metterei a pavimento, sì. Tanto sì, che sì, si fanno sì. I fondi nuovi, attacchiamo direttamente la pedaliera. Sì. E sicuramente io ragionerei, ma taglierei tutte queste resine qua, le farei nuove anche. Anche per un discorso di peso, perché poi il nostro obiettivo sì. È il peso, eh. Sì. Eh sì, è un po' che è fermo. È una gallina bianca? Sì. Ah, bellina Laura! Dal pollaio alla pista così con la gallina che ci esce dal davanti, abbiamo già finito le riprese. Laura, pollaio, pure qua il pollaio alla fine, hai visto? No, però i fuselli sono. Si comincia a far fatica a trovare i fuselli dell'X19. Poi è uguale a quello della Beta, diciamo. Mm-hmm. Quindi poi di meccanica che ci serve c'è. La macchina non è marcia. Io valuterei anche un discorso di sabbiatura eventualmente. Eh sì. Quanti soldi volevano, mi hai detto? Questa qua? 1.300. Che dici? Che dico? Direi che ci può stare. Direi che la porterei a casa. Che carattere. A vederla così non è che invoglia tantissimo. Ah, però... Quelli malati un po' mentali come me. Ah, beh, sì. Fa sangue anche così, dico la verità. Non diciamo già i parafanghi dall'Ara. Ha sempre il suo perché l'X19. Sì, Vero? Sì. Ci abbiamo già un
Siamo già mezzi innamorati, mi sa. Sì. Sì. Sa che sei già partito innamorato da casa, però. Dell'idea. Dell'idea. Decisamente sì. Più sono sfigatelle, più... Prenderle già in ordine, allora sì. È inutile, eh. Più sono sfigatelle, più mi faccio... Questo qua sembra quello di Goldrake, sta lettone qua. Ok, era alluminio, no? Ma non lo so. Sarà di legno. Sarà non di visti, legno. Di legno non sarebbe neanche il primo. No, no, è di vetro resina. Le portiere le abbiamo, ma tanto poi passeremo le porte in resina. Tanto tu gli stampi hai già tutto, non ti serve Ho già niente. Tutto. Quante ne hai fatte di X9? Questa è la quarta. Sarebbe la quarta. Sì. Bisogna farla un po' diversa dalle altre, mi raccomando. Sì, sì, te l'ho ecco. detto, questa qua... Perché sennò tutto uguali... No, no, questa la facciamo particolare. Decideremo un po' dove modificarla, dove intervenire, ma io sventrerei e partirei da zero. Va bene. Una bella sabbiata, anche perché almeno quando andiamo a saldare sul pulito. Sì, sì, sì. Viene sì. una saldatura tutta, cioè. No, no, io dico sempre che anche l'occhio vuole la sua parte, no? Vogliamo provare a spostarla. Proviamo a spostarla? Tolto? Questo sì, se solo lui. Sì. Guarda. Già va forte così. Giro? Yes, vai. Allora. Ok. Allora bisogna che uno l'agganci. Reggo io, reggi tu? Reggo io. Girala in giro lì alla traversa, non so. Vedi una figa. Meno male che è leggera, eh. Tu l'hai fatta? Tieni te che vado a tirare il vericello, eh. Un po' di là. Ok. Dritto. Perfetto. Ok. Ce l'abbiamo. Leviamo le parti che sono appoggiate, che non si righi. Ok. Il pezzo forte. È il pezzo forte. Anzi, lo lascio a te. Io prendo le cinghie. Quanti gradi ci stanno? Meno 50. E a in officina ce la rispulciamo per bene. Ce ne potremmo andare un po' in officina al caldo. Sì, è ora. Vista da qua. 5-10 metri. Ah, da lontano sì, da no, lontano migliora. Sì, sì, sì. Dai. No, dai, dai, che abbiamo già le idee chiare. Ok. Fosse già stata fatta, allora che gusto c'è. Quando poi tra 20 anni dire guarda un po' che macchina che abbiamo preso, cosa ci abbiamo tirato fuori. Ma è troppo semplice andare a prenderle o in un salone o in un garage già pronte, già fatte. E si ricomincia. Tutto un altro effetto, eh? Sotto la luce è un po' diversa, Beh, però è tinta unita, tutta marrone, roll bar marrone, spocca marrone, color la ruggine, i cerchi. Color ruggine in tutti i sensi, sì. No, beh, ma dai, non scoraggiamoci. Tanto ormai l'abbiamo portata a casa, quindi... No, no, ormai è fatta. Anche perché mi sono già innamorato, quindi... Ormai... Sicuramente tribolleremo un po'... Dici? No, no, a me viene già in mente come fartici star seduto, ecco.
Quello mi sa che è quello. Peggiore. Purtroppo con queste macchine qui, io con la 112 oppure con la 126, sono tutte macchine un po' piccoline, quindi prova un po'. Flintstone. I Flintstone. Dai, però forse. No, no, ma ti ci facciamo stare. Il problema è che rischi di avere le ginocchia contro il volante. Ma se riusciamo a spostare la pedaliera più in fuori, si potrebbe optare per una pedaliera con le pompe sotto i piedi. Verso di me, dici? Così con i pedali andiamo proprio più in fondo possibile. Veramente piccola. È piccolina, È veramente piccola. Ma poi te la senti tua, però una volta che ci sei dentro. No, guardavo anche la traversa dove sono attaccati i bracci, che la parte che ci interessa è sana. Vabbè. Non sai cosa ci aspetta nei prossimi... No. Oltre ad essere appassionato di macchine, sono nato e cresciuto in una famiglia di gente appassionata di macchine. I miei si sono sposati e in viaggio di nozze sono andati a Zeltweg a guardare il Gran Premio nel 75, l'anno che vinse Brambilla. Da bambino mi ricordo quando io andavo a scuola, tutti i miei amici parlavano di pallone, io invece parlavo di macchine, ma parlavo un po' da solo. Mio papà aveva la sua macchina da corsa, io la sera, invece che uscire, andavo magari giù in garage, mi mettevo lì, pulivo i pezzi, pulivo i bulloni, verniciavo il roll bar, lucidavo una cosa, ci attaccavo gli adesivi. Quindi questa passione per le macchine ce l'ho sempre avuta. I miei hanno sempre avuto dei locali, dei bar, quindi io ho sempre fatto il barista, fino a che un giorno poi, non ce la facevo più. Ho deciso di aprire un'officina. Avevo rilevato l'attrezzatura di un signore qua, il mitico Beppe, che revisionava e faceva assetti. E da lì... Le mie due macchine da corsa, no? La 127, che era la macchina di mio papà, che gli ho rubato proprio. Gli ho sottratto perché sono convinto che avrebbe corso ancora un po', ma... Nel 98, quando ho preso la patente, ci ho corso per 2-3 anni, mi sono tolto tantissime soddisfazioni, finché non sono passato a questo 112 qua prototipo. Mi ricordo che la prima volta che la provai col motore motociclistico, rimasi impressionato. Mi dissi, ma io questa macchina qua, io non riuscirò mai a guidare una macchina del genere. Un amico mi dice, dai Alessandro, andiamo a fare uno slalom a Campobasso. Dice, dai, andiamo, proviamo, campionato italiano, c'è un mucchio di macchine, andiamo giù, ci confrontiamo un po' con i grandi della disciplina. Mi ricordo che eravamo 14 in classe, a fartela breve, vinsi. Quindi da lì mi caricai come una molla. E da lì seguimmo tutto il campionato italiano nel 2010 finché non riuscii a vincere il campionato italiano assoluto slalom. Una soddisfazione grandissima. Da lì ne abbiamo fatte ancora tante. L'ultima evoluzione è questa qua che vedete adesso con motore BMW 1000. Mi ricordo mio papà che all'epoca, i primi anni 80, mi vestiva con la tutina di Villeneuve perché era d'obbligo. Se si andava a vedere una corsa di macchine, io tassativo, tutina rossa della Ferrari. A proposito di quella tutina lì, ormai saranno una decina di anni fa, un mio carissimo amico mi porta questa foto del 112 alla Mignanego Giovi e sullo sfondo c'ero io con mio papà, io ovviamente mi si riconosce perché vestito tutto di rosso con questa tutina, e quella foto lì è un po' emblematica, cioè una foto, ogni tanto la guardo e vabbè, io con mio papà, la Mignanego Giovi, quindi la mia gara di casa, che ne sono diventato l'organizzatore, e la foto ritrae il passaggio del 112, che all'epoca non era il nostro, macchina con cui mi sono laureato campione italiano e che ce l'ho qua tuttora e che guai chi ce la tocca, ecco. Opterei per togliere questo roll bar qua, sì, e cominciare già a provare, Sì, tanto è tutto appoggiato qua. Sì. Basta togliere uno di questi, no? Sì. Ma tutti e due. Cominciare a provare un po' un attimino, anche con uno sgabello, davvero prendere un sedile, sì, appoggiarlo in terra, sì. E sederti un attimo, sì, e capire un po' eventualmente il piantone dello sterzo, tanto lo cambieremo, vedremo di metterlo un po' più alto, Sì. Ce l'ho io. Era portante questo. Sì.
importante. Importante, importante. Un pezzo di antiquariato, però. Madonna. Leviamo quello, è il primo componente della macchina, te lo regalo io. Okay. Eh? Dai, te leva quello lì che ti do quello. Ah, quello serio. Ti do già quello in carbonio. Tieni, il primo pezzo della macchina ce l'hai. Peso 0 grammi. Questi li fai tu, ovviamente. Sì. Eccolo lì. Ha già cambiato faccia. È pronto. Aver girato tutta l'Italia, aver vinto un po' in tutta Italia, mi sono fatto praticamente pubblicità da solo, ecco. Mi ricordo i primi tempi, quando ho aperto l'officina, tanta gente magari veniva, mi chiedeva, ma tu i telai, come li fai, chi te li fa, chi te li progetta? A me un po' mi scocciava dirgli, cioè non mi scocciava, però mi sentivo un po' in difficoltà perché facevo il barista, dico, sto qui, io vado a farmi fare la macchina da corsa da uno che faceva il barista, no? Io non ho mai studiato niente, vado tutto a sensazione, capisci? È la verità. Gli unici attestati che ho sono quelli da barman, e quindi a 16 anni ero già troppo furbo, perché a 16 anni sei già troppo furbi, no? Quindi a scuola basta, non c'avevo niente da imparare, cosa che invece ora col passare degli anni ti rendi conto che non aver studiato è uno sbaglio, ma vabbè, a parte quello, se entravo, se uno che non mi conosce, che mi trova lì magari un pomeriggio a fissare una scocca nuda. E allora poi io mi immagino già tutto il lavoro e poi parto e vado avanti tutto di fantasia. Potremmo studiare un po' come... La seduta. Sì. Sedere su una gomma. Vabbè, un po' storto, non ce ne frega niente. Sgancio rapido. Sgancio rapido. Ok. Ecco che me ne vado di sotto. No, dai, pensavo peggio, eh. Anch'io, sinceramente. Tieni presente che il volante deve venire molto più su, perché dovresti avere le braccia a 90 gradi, quindi ci allontaniamo anche dalle ginocchia. No, sono finto lungo. Sono un onestissimo 1,89. No, va benissimo. Un problema in meno. Un problema non da poco. Ma il cambio alla fine come sarà? Beh, decidiamoli, se vogliamo mettere le palette ad aria. Come escomo da qua? Te la senti già tua, eh? Sì. Ho avuto un'altra fortuna, da quando poi ho aperto l'officina, di conoscere Emanuela, la mia attuale compagna. Un po' fuori di testa come me, probabilmente lo è anche un po' di più. Lei mi viene dietro in qualsiasi mia idea, strampalata o un po' più furba. Lei mi dà man forte in tutto, ecco, cioè. Sono dell'idea che tanti risultati che ho ottenuto, sia a livello personale che a livello sportivo soprattutto, siano merito suo, ecco. Tante volte non avevo neanche voglia per dire di andare a fare una gara, lei invece mi incitava, dai, no, andiamo, e poi a lungo andare i risultati hanno dato ragione, a me e forse anche a lei, che ci credeva più di me forse in quel momento. A posto. Bella trappola. Bella trappoletta. Ma io poi sono un po' schivo per queste cose qua, però durante il lockdown ero a casa e avevo un po' più di tempo, diciamo, e mi sono messo a guardare tutti i video di Davide, perché ne sentivo già parlare, qualcosa avevo già visto, però mi ci sono proprio dedicato e ho scoperto in Davide una persona, un vero appassionato di automobili, con una grandissima cultura per l'automobilismo. E allora era il 1° maggio, io il 1° maggio è una data che nella mia vita compare spesso, un po' perché la gara di casa, la Mignane Gojovi, che per noi qui è Natale, un secondo Natale, un po' perché con Manuela tutto è scattato il 1° maggio e anche l'amicizia con Davide era proprio il 1° maggio. Gli ho mandato un'email così, mi dice ma scrivigli, dai, vedrai che magari... E gli ho mandato un'email di complimenti per i suoi video, appunto per la sua passione, dicendogli se gli faceva piacere avere una collaborazione, se gli poteva far piacere provare una delle mie macchine. E mi ricordo che tempo 10 minuti mi squilla il telefono, risponde Manuela, perché io al telefono non rispondo mai. Mi dice guarda che è Davide. E da lì niente, siamo stati circa un'ora al telefono e abbiamo capito che avevamo tantissime cose in comune. Prima la passione per le macchine in generale, ma poi le nostre strade, diciamo la nostra vita è stata abbastanza similare e quindi ci siamo trovati subito d'accordo. Poche parole, mi ha detto che sarebbe partito con questo progetto del pollaio alla pista, che la prima stagione, vabbè, ormai era già programmata, però ci saremmo sentiti poi più avanti, verso settembre, per programmare la seconda stagione.
così è stato e oggi ci troviamo qua appunto a creare qualcosa di simpatico, speriamo, ed interessante. Ok. Tron, 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 tron. C'è un po' più di misura, eh? Troppo facile così. Diamo un po' un'occhiata sotto, se ci dobbiamo spaventare o no. Ah, è un bel attrezzo. Anche le lamiere, i pezzi che ci sono rimasti, sono sani, era proprio di ruggine superficiale qua. Mettiamo sul carrello. Vai, vai. Sembra una macchina fritta. Un cliente mi dice, guarda che ce ne deve essere una in una cascina abbandonata, che l'avevano già iniziata, avevano già attaccato gli stampi, avevano già iniziato la carrozzeria. Però mi dice, è una macchina che sarà ferma come minimo da 20-25 anni. Siamo andati a vederla. La macchina DX19 aveva la sagoma, diciamo, non è che avesse più. E rispecchiava proprio questo programma, cioè dal polaio alla pista al 100%. Qua abbiamo un po' di rinforzi che sicuramente dovremo fare. La piastra a duomi davanti. Spettacolo, questo è il pane per i miei denti. Ah, almeno già, per fare il camber non dobbiamo tutte le volte lavorare sull'asola di sotto, ma muoviamo tutto da qua in cima. Dietro uguale. Questo è il supporto posteriore, rinforzo posteriore. Anche perché qui il roll bar originale normalmente appoggia qua. Ok. No? Ma noi lo facciamo arrivare qui sopra. Ok. Poi chiudiamo la triangolazione sotto. Ok. Perfetto. Va bene. Va bene. Potremmo andare a vedere il roll bar? Sì. Sì. Siamo un'officina completamente artigianale, ci facciamo praticamente tutto qui in casa. Un'officina a chilometri zero, diciamo. Andiamo a vedere se è pronto il nostro roll bar. Tullio, siamo venuti a prendere la nostra roba. Salve. È lui l'artista dei roll bar, eh? Complimenti. Avrà saldati un po' di roll bar in questi 30 anni, eh, Tullio? Ok. C'è anche le piastre, tutte le varie piastre, Tullio? Piastre L. Piastre L, le piastrine da mettere in fondo. L'unico che non è capace a saldare l'avete beccato, eh? Bellio. È perché ci ha visto entrare, no? Lo si è messo a fare qualcosa. Ti presento Davide, Franco. Sto guardando, vedi? E nevica. C'è il campanello. Oh, siamo arrivati. Allora, l'accento in anteriore. Eccola qua. Più o meno ci siamo, vedi qua, poi ci va la scarpetta, questa qua a 90 gradi, con la sua piastra, vedi, ok? Eccola qua. Perfetto. Ok? Ok. Ora tanto per vedere. Vedi che siamo già molto bene a filo. Sì. E la posteriore sarà quella che ci farà tribolare un po' di più, solo per il fatto che tu sei molto alto. Ok, quindi questa qua adesso vedi è lunga, fa la scendere, però anche questa verrà montata come l'altra qua in cima. Quindi okay. Come dicevi che questa qua, ecco, qui. Sembra poco, no? Ma questo centimetro, se noi lo riusciamo a recuperare mandandola tutto un po' più indietro, sì, è un centimetro buono che è te sulla seduta, che sì. È un centimetro qua, due centimetri là, alla fine è qualcosa di più. E quindi col tettuccio poi viene a filo. Il tettuccio tanto passa sopra, sì, perché sì, poi sì, il tettuccio sì, qui ha circa 3 centimetri. No, è giusto. Vedi? Sì. E questa è un'altra parte che abbiamo già in casa. Ora aspettiamo che ci porti il motore e siamo... Yes! E abbiamo anche il cuore pulsante. Motore differenziale. Poi è da lì che si parte a costruire tutto il telaio posteriore. Pure una gara con un volante così ce la farei. Guarda che ti ho portato. Il cuoricino della macchina. Incaprettiamolo. Di non farlo cadere già in terra. Eccolo qua. Ce la facciamo. Vai. Millimetro. Millimetrico. Ecco qui. Facciamo scendere. Vai. Ecco qua, a casa, libero. La parte che ci interessava,
è arrivato. Il motore che ho chiesto a Davide di prendere per questo progetto qui è il motore Cava 1400. È un motore sicuramente al momento uno dei più performanti, anche perché la categoria E2SH, dove poi verrà iscritta questa macchina qua, ha un limite di 1400 di cilindrata. Questo qui in realtà è un 1350. Però è il motore top che c'è al momento. Lo elaboreremo leggermente, ma solo roba di elettronica e uno scarico, un'aspirazione dedicata. Ci aggireremo intorno ai 210 cavalli reali su una vettura di 550 kg, quindi sicuramente ci sarà da divertirsi, ecco. Comunque pensa un po' un 1400, 1350 così piccolo, motore, cambio, tutto insieme, 200 cavalli, fa un bel casino. Stradale, però cioè, è destinato a fare tantissimi chilometri. La tecnologia dei motori da moto è ben avanti. Strumentazione, cablaggio, centralina, trocchetto chiave, che è importantissimo, con la chiave, perché la chiave è codificata. Perfetto. Quindi questo è importantissimo, diciamo. Direi che abbiamo tutto. Uno, due, tre. Vai. Dai, stringi. Perfetto. Dai, ci siamo. Bisogna valutare adesso poi appunto il discorso scarichi, cosa vogliamo fare. Quella è una cosa importante, perché in base a come mettiamo gli scarichi posizioniamo anche il motore. C'è un'altra cosa per te anche da darti. Sì. Oh, come ho richiesto. Roba seria. Differenziale bacci per motore moto. Andiamo a vedere, vieni. Metti pure qua. Posso aprirlo io? Prego, a te l'onore. Qua andiamo sul sicuro, eh. Questo è molto più leggero come differenziale rispetto a quelli che si usavano una volta per farsi i prototipi qui della campagnola. Eccolo qua. Ah, ecco qui i bicchieri. Madonna, non è piccino, eh. Che bello. Abbiamo un sacco di spazio in più dentro quella. Sì, bello. È da forare in base alla corona che montiamo. Bene. Che piccolo. Piccino davvero, eh. Porca miseria. Che pesa questo? Niente. Non pesa niente. Guarda, una curiosità. 6,5 kg. Bello. Dobbiamo copiarci una corona per fare l'allineamento preciso col pignone. Sì. E iniziamo. Chi te frega, tranne quella bestia di Satana là. Lui gli fai di tutto, gli fa la guerra, fa la lotta. Vedi quando facciamo, come giochiamo a wrestling. Sì. Trippa, ci mancano due canini, vedi che c'è la lingua di fuori. Sì. Roy, eccolo. Roy, guarda un po' che c'è qua. Guarda un po'. Guarda un po', attila. Dai, vatti a fare un giro, vai. Ciao. Tanto l'acqua gasata è questa qua, il prosecco qua. Da tanti bei risultati, dai. Speriamo. Ah, quello lì è col tartufo. Questo qua è pecorino sardo e questo qua è pezzettino di grano. Osso praticamente non ce n'è. Vedo la panna muta. Ci sta. No, è assurdo questo gatto. Basta, devi ti cagli addosso. Allora, iniziamo a preparare le carpenterie per gli ammortizzatori, iniziamo dai posteriori. Qui abbiamo già i canotti filettati, ora li abbiamo portati alla misura che ci interessa a noi. Dobbiamo saldare il fondello, saldare le piastre ovviamente, l'attacco Fiat dell'X19, visto che usiamo i montanti X19. Ora li filettiamo internamente. Ok, ora l'abbiamo filettato internamente. Possiamo saldarci i fondelli. Eccolo qua. Il fondello l'abbiamo saldato. Ora passiamo a saldare le due piastre.
Eccolo qua. Allora, abbiamo finito di saldarlo. Il primo ammortizzatore è pronto. Poi andrà verniciato, zincato, verniciato ovviamente. E via. Proseguiamo con gli altri adesso. Vedi di non rovinarli, eh. C'è sotto la modanatura ancora originale, per fortuna. Pensavamo avessero tagliato la modanatura, Davide, però invece no. Sai che qui c'è la targhetta qua sul montante. C'è la scritta, c'è la sua targhettina. Uh-huh. Pensavo la pensa... invece c'è. Guardato, qua ci sta l'ultimo. Sicuramente i parafanghi non li perdeva. Vai, tira, da. Dai, dai. Eccola qua. Adesso poi ci facciamo una foto tutti i pezzi. Allora, dopo che mi hai devastato tutto il giorno, che mi è bastato per un mese, dobbiamo fare la lista della spesa. Ci abbiamo andato dentro oggi. Ah. Ti ho fatto lavorare. Ma io so dirti dove ho fatto. Mi sei pure scaldato, stiamo a 0 gradi fuori. Allora, le cose più urgenti. Sì. Allora, portiamo un attimino, dall'impianto e dall'acqua. Tuberia, io ho TBF. Per i freni posteriori, sulla mia macchina, ho optato per delle pinze da moto, posteriormente. Vabbè, più dischi mettiamoci, freni anteriori anche ci penso io, poi pedaliera ci penso io, bisognerà valutare se montare una pedaliera rovesciata o una pedaliera, no. Pedaliere reverse o BP. Impianto benzina, allora il serbatoio io opterei per montarlo come lo sto montando sulla 127 dentro l'abitacolo, perché adesso il serbatoio, quello omologato, antiscoppio, va comunque inserito in una cassa d'alluminio stagna che un po' impedisce l'ingresso, ma comunque volendo si passa dentro la parte. Okay. Okay. E di capacità quanto sarà? Ci vorremmo un serbatoio da 20 litri, siamo abbondanti, però visto che tu magari vuoi fare anche qualche uscita in pista dove si gira un po' di più, sì. Con 20 litri abbiamo un po' più di autonomia. Ok, allora sta roba mi affida a te. Il serbatoio ci penso io. Poi tubi, raccordi e pompa. Sedili, cinture, taglie, sabber. Equipaggiamento e sicurezza. Più forse anche volante, credo. Vediamo se vogliamo. Sgancio rapido. Sgancio rapido, sì. Radiatore, io ho sempre usato il radiatore Alfa 33. Perfetto, quindi mi posso dare d'afra. Cerchi NTM e saranno 13. 13 per 10 e mezzo posteriore.
e 13 per 9 anteriore. Poi, altra cosa sicuramente che faccio io sono alberi a canne, biele, lasciamole su, no? Ok, poi roba di vetri. Sul parabrezza noi utilizziamo un materiale che si chiama Margar, che è praticamente il policarbonato verniciato, trasparente. Gli snodi, gli Univol, sì. Univol, tiranteria. Una cosa su cui io proprio non transigo, il peso. La macchina dobbiamo pesare noi 5,50, finita deve essere 5,52. Scrivilo. Io non perderò neanche un chilo, questo è sicuro. A chilo 10. Valuteremo se la componente, cioè se la le parti di carrozzeria farle tutte in resina oppure se intervenire con dei pezzi in carbonio dove sicuramente scendiamo col peso. Vabbè, bon, direi che siamo pronti per andare, per continuare. Ora partiamo con, portiamo la macchina in sabbiatura, quando torna dalla sabbiatura cominciamo a saldare, rollbar e tutto, rollbar, rinforzi, attacchi motore e differenziali, okay? Va bene, ok. Centina. Abbiamo scassato leggermente il montante per arretrare, sembra poco, ma un centimetro qui, un centimetro lo recuperiamo lì sotto, visto che tu sei molto lungo, sembra poco, ma alla fine può fare la differenza. Tutto peso in meno, vedi? Ah, sembrava più pesante, però dai. Perfetto. Un po' che bella col pavimento nuovo. Che lusso! No, beh, una cosa importantissima che vedi, il lavoro che abbiamo fatto è servito, perché sei molto più interno. Devi far conto che un pochino le gambe piegate le dovrai avere. Ma io finché sto così va bene? No, beh, così spero proprio di no. Così va bene. Possiamo metterlo lì dove c'è la l'importante destra. È più questo. Coi piedi te devi essere dentro gli assi. E a voglia. No, no, ci siamo, ci siamo. Sì, sì. No. Mettere... Eh? Sto qua. Posizionati come ti sembra giusto. Vai. Piantone in 4,48 che abbiamo. Guarda come fuma. Così va bene, dai. Così va bene, dai. Sempre che il sedile non sarà questo, però più o meno. Questo qui è senza imbottitura. Cioè, io ho sempre avuto la malinconia di levare, come si dice, la guidare la macchina col culo, no? Sì, levo tutta l'imbottitura perché la sento di più. È ovvio che se ci lasci il cuscino originale... Anche perché non c'entro se no senza se ce la lasci. Sa che Davide possiamo lasciarlo pure qua in macchina, che per lui è già, è già contento così. Io rimango qua. Quando avete finito mi tirate giù, accendi e andiamo. E andiamo. Ci avevano già fatto anche mille righe, cioè. Questi qui sono i rinforzi del fondo, nonché i supporti del sedile. Bello. Madonna. Tieni già. Come roll bar è quello che avevamo programmato.
Vogliamo già provare a buttare dentro il motore? Vogliamo già... Il mio invito a nozze. Oltre a fare da supporto motore, fa anche da rinforzo alla scocca, ecco. Aspetta. Possiamo levare la capretta. Tada! Il cuore è dentro. Riscaldamento sedile. Sei tranquillo che il freddo non ne prendi. Anche massaggiante. È purtroppo un difetto, ma quello lì è un problema che abbiamo un po' tutti, è quello di avere i collettori completamente attaccati alla schiena. X19 è una macchina bellissima come struttura, come assetto, come tutto, ma per questa operazione siamo potuto al limite. Bene, dai, la parte più grossa diciamo che è fatta. Squadrare il motore con tutto il resto, capisci? E buon, dai, direi che per oggi ci abbiamo dato dentro. Potremmo anche pensare di mangiare, io ti ho portato una cosa dall'Abruzzo. Però per cucinarli dobbiamo fare... Aia. Mi fa lavorare anche per mangiare. Sì. Ecco. Lo possiamo usare questo? Per forza, se no non mangio, quindi... Non te ne pentirai. Le sedarie fatte. Questi non ci servono più. Arbo? Brevettalo subito. Mettilo giù. Guarda che lavoretto. Perfetto. Prendo il nastro. Questo va così. Tutto il kit di resine, quanto pesa? Qua siamo leggeri, l'abbiamo tenute proprio al limite. Saremo 25 kg di tutto. L'abbiamo fatta col gel coat nero, così te ne facevi già un'idea. Come potrebbe essere? Nera non sarebbe male, anche se il marrone originale. Comunque la linea dell'X19 dall'area è sempre attuale, non so come è vero. Cioè... Sì, era bellissima, è bellissima ancora. È sempre attuale. Sì, infatti non modificherei più di tanto. Perfetti. E l'interno oro fa sempre... Ah, su sta macchina è bellissima così, bellissima, bella. La mia prima macchina da corsa questa. È la tua prima macchina da corsa? È la mia prima macchina da corsa. Sono convinto che ora stando bassi 200 cavalli li avremo, veri. 550 kg. Questa qua va qua. Ora dobbiamo costruire i bicchierini dove andremo a innestare il bullone che tiene il braccio in sospensione. Iniziamo la parte che forse ti piace di più, quella delle sospensioni, ok? Sì. Qui abbiamo le dime per i bracci posteriori. Ora mi sono finito tutti i vari perni, vedi questo qui è il perno che va direttamente sotto il mozzo, questo è il principale che va qua, qui va questo e il terzo. Ora andremo a unire questi tre punti e avremo il nostro braccio
posteriore, destro e braccio sinistro. Ok? Manu, vai, taglia che per un po' ce n'hai da tagliare. Anche questi mi ha finito. Buongiorno. Ciao Davide. Cosa ci hai portato di bello oggi? Una cosa bella l'ho portato oggi. Bella, bella. Bella così di sblocco, che lo so che t'ho fermato, senza questa non potevi andare. Bravo, avanti. Bravo, bravo. Spettacolo a pedaliera. Bel pezzo, Sì, OBP, quella che avevo, cioè lo stesso marchio di quella che avevo sulla Mini. Sono inglesi. E anche di questi tempi alla fine ce l'abbiamo fatta averle abbastanza bella, velocemente. Bella. Bella, bella, bella. Poi tutta insieme. Ricamata. Sì, tieni. Poi supportino, serbatoi. Serbatoi delle vaschette. Esatto. Vaschetta dell'acqua. Ok. E olio, giusto? Recupero olio, sì. 1,5, sì, ok. Sì, sì. Ah, e la pompa benzina. Oh, allora, questa qua costa pochissimo, non so perché, però sì. A quanto pare... Ha una bella portata. Sì. Bene così. Bene, bene, bene. Ci possiamo fare, visto che mi hai detto che è arrivato anche il sedile. Sì. Ci possiamo provare a fare la possiamo peduta. Cominciare allora con questo qui, appunto, fare finire il lavoro del piantone che avevamo già iniziato e provare a sederti dentro. Se ci stai, se no lì se no la buttiamo, perché se no la ci corri tu. Eccolo qua. Bello, bellissimo, sì. Pure leggero, bello, bello, sì, non sì, è sì. In carbonio purtroppo perché siamo poverelli, però però è leggero. Ma sentire? Dai, non è no, no, bello, bello sentire. Ok. Allora, abbiamo fatto del lavoro. I fondi. Ho messo uno spessore un po' più maggior, cioè maggiorato, mi ha fatto uno spessore da 1,5, tanto visto che problemi di peso, diciamo, non dovremmo averne, ho preferito rinforzare un po' il fondo e comunque avere un peso, sì. Diciamo, più basso, possibile. Sì, sì. Ok, abbiamo rinforzato anche tutti gli attacchi, come puoi vedere, sì. Della sospensione sotto, dei bracci anteriori, e avevamo già posizionato un rinforzo appunto per... prevedevamo la pedaliera in questa posizione. Bellissimo. Abbiamo cominciato con i supporti del piantone, che sarà il prossimo passo, così sì. Facciamo la posizione di guida. Ce la facciamo? Sì, sì, sì. Dai. Dai. Ok. Ok. Allora, mo qua... qua ti voglio. Qua bisogna capire qual è la mossa giusta. No, 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 ci siamo, ci siamo. E poi tu, i capelli, più o meno lo spessore del casco. Allora, hai voglia di stare un attimino lì? Sì. Cominciamo a montare. Sì, sì. Un po' più verso lì, bella. Eccoli. Uno. Sì, sì. Ora un po' proviamo questo un attimo. Tanto. Ok. Vado di là. Allora, adesso prepareremo il tirante regolabile, così poi comunque l'altezza precisa. Avremo modo di farla. Sì. Io proverei comunque senza cuscini poi sotto il sedile. Sì, sì, sì. No, no, più vado basso meglio è. Cioè, se riuscissi a recuperarmi un po' di altezza sarebbe male. Poi tieni presente che se abbiamo detto che cambiamo le piastre, andiamo ancora più giù. Certo, se avessi potuto stendere di più le gambe sarebbe stato meglio, ma la macchina questa è. Andiamo a provare.
Neanche solo a Chiron ce l'avevi il volante così. Ma si qua bisognerà valutare di scassare la scocca qua. Almeno questa parte. Mettiamo sul radiatore. Prego. Perfetto. Originale Alfa. Sì. Ecco. Infatti anche stavolta, non essendo un Alfa, comunque ho preso roba da Afra. Dove lo mettiamo? Questo qua. Andiamo a posizionarlo, questa così, qua davanti, poi creeremo un convogliatore ovviamente per fargli prendere più aria possibile, una ventolina, ok? Perfetto, e questo ok, radiatore ci siamo, poi vieni che tanto ti faccio vedere che stiamo ultimando gli ammortizzatori, guidastero, paraolio. Adesso qui avremo una taratura di base morbida, potrebbe essere una taratura addirittura da bagnato. Ok, abbiamo la nostra taratura di base, compressione ed estensione. Ok, poi noi i nostri parametri li andremo a cambiare dai click qua sopra. Ok. Quante regolazioni avrà? Qui abbiamo un range come minimo di, possiamo salire quasi di 150 kg. Poi qui abbiamo allora il nostro ghiera di regolazione altezza. Qui siamo pronti per andarli a montare poi sulla macchina. Come brillano, eh? Bellissimo. Spettacolo. Vai, gommiamoli subito. Spettacolo. Dadi, vedi con la scanalatura, vuol dire che è un dado sinistro. Ok. Ok. Tocco finale della mano, vai. E vai. Mettiamo più o meno a metà dell'asola, da. Non ho messo al centro, non ho messo centrato io. Bravissimo. Allora, alziamo da, così mettiamo sugli attacchi dei bracci posteriori, dacci pure su. Ormai sei un montatore di video. Le simpatiche pinze. Boom. Boom, boom. Madonna. Belli proprio.
Che bello oggettino che ci hanno dato. Sì, bello, soprattutto le pinze. Bello, eh? Questo è, noi lo chiamiamo sempre il kit Gloria, no? Veniva montato sui Formula Gloria, sulle Formula Arcobaleno. È una pinza 6 pompanti, molto leggera, abbinata a un disco da 2,78, che è il massimo ingombro che si riesce ad avere in un cerchio da 13. Mi spiegavano che utilizzano l'anodizzazione nera perché è l'unica che ha uno spessore, una cosiddetta anodizzazione dura, no? Uh-huh. Una durata praticamente illimitata. Io ce l'ho da... infatti tu le usi da un miliardo 2007, di anni. 2007, guarda. Io non ho mai revisionato, non ho mai fatto niente. Sono tipo l'assistente del dottor House, sto qua e passo cose. Allora, vedi, qui non c'è nessuna stampigliatura a caldo. Questa va di qua. L'altra, guarda, ci avrà una stampigliatura a caldo con dei numeri. Va messa di là. È proprio il senso di rotazione di come va montate le gomme. 8888. Sì. Allora, quella con la stampigliatura va di qua. Sì. Falso effetto, eh. È tutta gomma, eh. Tutta gomma, guarda. Abbiamo 90 kg ancora. La tua prima macchina da corsa. Ah, sì. Nera. Mi piace. Quando la vedi finita, pensare che era davvero un ammasso di ferro.